bene ragazzi, Scopello, zona tra Palermo e San Vito Lo Capo, siamo qua per il Couscous Fest e ovviamente ne abbiamo approfittato per fare qualche ricettina, no? E io volevo proporvi una ricettina con un ingrediente che non so se conoscete. Che cos'è questa? È una zucchina molto particolare perché in realtà è tagliata, no? E fa delle foglie che si chiamano tenerumi. Me l'ha consigliato questo chef di Palermo e le abbiamo comprate nel mercato di Ballarò. Si usano un po' in brodo, un po' tipo le cime di rapa, un po' con la pasta, così. Facciamo una ricettina di pasta. Reginette. Ma le reginette come le usano qua? Reginette spezzate. La facciamo tipo un po' risottata, un po' all'onda, così. Per cui partiamo subito con un soffrittino di olio, aglio e peperoncino. L'aglio gli diamo proprio una bottarella così. Due spicchi, uno senza camicia, uno con. Olio abbondante, è l'unico che useremo, e un po' di peperoncino per dargli un po' di sapore. Poi fiamma abbastanza alta, facciamo scottare bene l'aglio. Intanto vi racconto un pochino quali sono gli altri ingredienti. Allora, abbiamo qua questo, non so neanche come definirlo, loro lo chiamano estratto di pomodoro. È un po' come il classico tubetto di concentrato di pomodoro, però fatto artigianalmente. Cosa vuol dire? Cuociono i pomodori, li frullano, li passano e poi li essiccano al sole in modo tale che il sole qua della Sicilia toglie tutta l'acqua dai pomodori e viene questa purea, questo estratto, questo concentrato di pomodoro che ha un profumo meraviglioso. Noi gli andremo a dare un cucchiaino e poi finiamo il piatto con un po' di pecorino per legare il tutto. Qua sento già chiamare l'aglietto e, visto che non vogliamo bruciarlo, cosa facciamo? Mestolo, acqua bollente e gli diamo subito un po' d'acqua. Queste qua io le tratterei un po' come le cime di rapa, per cui le spezzetterei un po' a mano, quelle più grosse, quelle più piccole le teniamo intere e le lesserei in acqua prima di toglierle e metterle in padella. Anche le infiorescenze andiamo a usare, è un po' come se fossero le cime di rapa. Vedete come l'acqua sta già diventando verdastra? Allora, cosa facciamo? Queste infiorescenze che sono rimaste e le ultime foglioline direttamente qua dentro, cosa facciamo? La pasta la mettiamo direttamente qua, per cui la cuociamo come se fosse un risotto. Secondo me così basta. Tanto diamo un pizzico di sale all'acqua. Cos'è la cosa carina? Che sostanzialmente noi andremo a preparare questa cosa sia come con lo stesso concetto del risotto, ma sbollentiamo i nostri tenerumi in modo tale che l'acqua diventa verde e sostanzialmente andiamo a dare sapore alla pasta con l'acqua del tenerume, quindi la pasta prenderà già direttamente il sapore del tenerume, che non sappiamo quale sia perché non l'ho mai assaggiato. Ho detto tante volte tenerume. I nostri tenerumi, tenerumi. Va bene, fa niente. Nel frattempo i tenerumi sono ormai sbollentati, per cui io direi che prima di andare a aggiungere la pasta, io cosa faccio? Visto che sono foglie comunque ancora molto grandi e a me piace l'idea che si crei tutto un bel mischione, li vado a battere leggermente al coltello. L'odore che esce è un po' un misto tra una cima di rapa e uno spinach, per cui così, una battutina leggera, lo prendiamo e lo buttiamo dentro. Cucchiaio, andiamo a mischiare tutto. Vedete che adesso il tenerume è un pochino più piccolo e si mischia meglio con col formato di pasta. Le dovremmo andare a finire con del prezzemolino fresco. Allora, vedete questo prezzemolino qua? Perché mi piace? Perché le foglioline sono mini, per cui sarà un prezzemolo molto aromatico, molto giovane, piacevole in bocca. Io direi che uso i gambetti e li trito finissimi. Un pochino di foglie che invece facciamo classiche, quindi le appallottoliamo e le tagliamo. Questa pasta qua la volevo realizzare un po' come le orecchiette alle cime di rapa o la pasta con i broccoli pugliese, perché non volevo usare il pomodoro. Però poi ieri a Ballarò ho trovato questo banchetto con il concentrato appunto fatto in casa e allora ho detto fa niente, la personalizziamo e lo utilizziamo, perché c'è proprio una cosa diversa. Teniamo d'occhio la nostra pasta, vedete che sta iniziando ad ammorbidirsi, si sta amalgamando bene, il nostro aglio è rimasto bello chiaro, quindi non l'abbiamo bruciato. Aggiungiamo un altro cucchiaio di acqua di cottura. Prendiamo il nostro concentrato, cucchiaiata generosa, un metà cucchiaio dentro, e nell'acquetta che abbiamo messo lo andiamo a sciogliere. Se ci serve ancora un goccio d'acqua perché la pasta assorbe
glielo diamo. Dove vai? Sei qua. Eliminiamo intanto, già che ci siamo, che hanno fatto loro gli spicchi d'aglio. Guardate che bella, tutta bella amalgamata, la reginetta che inizia ad ammorbidirsi e a sposarsi con i tenerumi, il concentrato di pomodoro che macchia, un po' di rosa e un po' di rosso, la pasta e via. Io direi che siamo qua pronti con il prezzemolo, i gambi, iniziamo a metterli dentro. Forchetta alla mano, assaggiamo le nostre reginette. Croccanti, buone. Questo pomodoro non è assolutamente acido. E avete presente quando mangiate la pasta con le cime di rapacchetti, lascia un po' in sottofondo un pochino di amaro, perché sono erbe spontanee. C'è quell'amarognolo, però piacevole. Mancano 30 secondi di cottura, per cui ancora una mestolata di acqua. Io la vorrei tenere un po' più lente, perché la tradizione dice che questo tipo di preparazione va servita un po' in brodo. Io mi affido alla tradizione e quindi spengo. La lascio un po' più lenta rispetto al solito, quindi con un pochino di liquido in più. La completiamo. Prezzemolo, pecorino a pioggia, ovviamente fuoco spento. Piatto fondo, padella. Guardate come si è amalgamato tutto bene. Poi col pecorino sta sprigionando dei profumi meravigliosi. Visto che appunto ci piace tenerla come idea un po' in brodo, prendiamo una mestolata di brodino di acqua delle verdure e l'allunghiamo così. Prendiamo le reginette, le infiorescenze e i tenerumi e si sciolgono in bocca. Buonissimo. C'è l'amarognolo, il piccante e sono dolci. Provatela, voi siciliani ditemi come cucinate voi i tenerumi. Io ho provato a farli così e secondo me sono venuti bene, ma mi affido a voi. Io sono di Milano, per cui non li conoscevo. Ciao!